La festa di Natale al termine del girone di andata a San Lorenzo Lerchi, oggi 0-0 con la Pietralunghese, però con il mister Migliorati lo spirito c'è, quindi già siamo avanti. Lo spirito c'è nonostante il fatto che abbiamo pareggiato, una bella partita, disputata bene, è chiaro che ci manca qualche punto per passare il Natale magari più sereni, però il gruppo manifesta la voglia di poter magari ribaltare quello che non è riuscito a fare nella prima parte di campionato, nella seconda, per cercare di ottenere la salvezza che penso che l'Erchi lo meriti. Abbiamo detto l'importante è sicuramente fare punti, però abbiamo visto anche questa sera una bella sinergia tra tutti. Sì, in effetti non è che è stato mai un problema del gruppo, è il fatto che i risultati qualche volta non ti danno ragione, ogni stagione ha la sua storia e cerchiamo di ribaltarla con l'anno, col 2014, che ci portasse anche un pochino di più fortuna. E ti faccio la domanda da Babbo Natale nel sacco, ci potrebbe essere qualche arrivo? No, penso di no, l'Erchi ha deciso di confermare, come ha deciso di confermare l'allenatore, ha deciso di confermare tutto l'intero gruppo, quindi penso che noi chiudiamo qua e ci salveremo con quelli che siamo. Il sorriso non manca mai, né alle interviste, né alla chiama dell'arbitro, né in campo. Enrico Paradisi, giocatore e ottimo dirigente per questo San Lorenzo Lerchi, che l'anno scorso ha avuto continuità nella presenza. Quest'anno sta un po' zoppicando, ma abbiamo visto che lo spirito la farà sicuramente da padrona anche sui risultati finali. Ma sì, rispetto all'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto un girone d'andata un po' stoppicando. L'anno scorso si fece un grande girone d'andata e un girone di ritorno un pochino più difficile. Speriamo quest'anno di invertire un po' la tendenza, quindi ci aspettiamo dopo la fine del girone d'andata, ci aspettiamo un grande girone di ritorno. Cercheremo di dare una soddisfazione alla società, che è quella della salvezza che ci ha chiesto, o diretta o se ci sarà diciamo il proseguo con i play-out, però noi cercheremo di fare il massimo per ottenerla direttamente. Un aggettivo per San Lorenzo Lerchi, che vivi oramai da 2-3 anni. Ma è una realtà speciale, vedo che c'è tanta allegria, tanta voglia di stare insieme, nonostante, dicevo, i risultati quest'anno non ci stanno dando tanto ragione, però il sorriso non manca, la voglia di stare insieme, questo poi alla fine è ciò che conta nel calcio dilettante. Daniele Pierucci, potremmo dire questa sera direttamente da Zelig alla festa di Natale del San Lorenzo Lerchi. Il sorriso ci vuole. Anno scorso sicuramente un Natale migliore dal punto di vista della classifica, peggiore dal punto di vista personale per l'infortunio. Vediamo di fare un po' una media importante da gennaio in avanti. Ma diciamo che la chiusura del 2013 non è stata delle migliori. Speriamo che del 2014 si possa trovare lo stimolo giusto per risalire la classifica e per portare questa società e questa dirigenza alla salvezza che tutti sperano e tutti meritano, insomma. Abbiamo visto che lo spirito è senz'altro quello nero-verde di Lerchi, sicuramente Fabio Brambrini non l'ha mandata a dire tutti amici, però insomma una salvezza tranquillina ci vorrebbe. Fabio ogni tanto ci dà una punzecchiatura di quelle giuste, però è duro fare le interviste così, però ci proviamo, cioè, nel senso, adesso a parte tutti gli scherzi, la società ci sta vicino e cercheremo di trovare una salvezza il prima possibile in questo campionato che l'Erchi deve mantenere il più possibile. Solo un aggettivo per Mambrini. Unico. Allora, è stato nominato nelle precedenti interviste a rappresentare il San Lorenzo Lerchi Fabio Mambrini, come al solito un consueto bel saluto al Natale, all'anno che se ne va e quello che arriverà, sicuramente con un'aspettativa migliore dal punto di vista della classifica e dei risultati. Sì, senza dubbio, ci aspettavamo naturalmente qualcosa di più, visto anche il successo dell'anno scorso, però vabbè, nello sport, la legge dello sport è questa, a volte si va meglio, a volte si vince, si perde. Noi accettiamo questa situazione, accettiamo questa classifica che non è un granché, però credo che lo spirito di amicizia, il gruppo che questi ragazzi hanno dimostrato anche questa sera sarà veramente foriero di buoni risultati.
Ma del resto questa è la legge dello sport, e poi ci sta che soprattutto, ecco, si faccia una festa come questa, si stia tutti insieme e che questi ragazzi trovino nella nostra società, trovino l'Erchi in un ambiente ideale, giusto, per stare insieme, questo credo che sia una cosa importante. Allora, la domanda la faccio anche da giornalista a dirigente, l'abbiamo fatta prima anche a Enrico Paradisi, l'ambiente, lo spirito, qualche arrivo ci potrebbe essere? Ma abbiamo parlato un po' di questo, ne abbiamo discusso in società, ma noi crediamo veramente ancora in questi ragazzi, insomma non crediamo molto opportuno fare degli inserimenti, noi abbiamo 24 ragazzi, ci siamo posti qualche problema anche di sovrannumero, però non ce la sentiamo veramente, noi ci crediamo in tutti e quindi sinceramente non abbiamo pensato a qualche innesto, qualche aggiunta. Per il momento, ecco, non ci sembra opportuno, perché poi lo spirito nostro è questo, insomma, ecco. Allora è opportuno fare gli auguri da San Lorenzo Lerchi a tutti, a nome della società, Fabio. Sì, un grazie naturalmente ai miei consiglieri della Proroco e tutti i della società sportiva, scusate, dei dirigenti e tutte le persone che ci stanno intorno, perché non si costruisce mai niente da soli, c'è un gruppo, c'è dei tifosi, c'è la gente di Lerchi. E ci sono, ecco, naturalmente delle persone che hanno queste aspettative, però pensare a qualcosa di più. Noi comunque ci accontentiamo, ma soprattutto crediamo di poter continuare ad andare avanti così, insomma, naturalmente migliorando questa situazione, ma soprattutto è questo spirito. E l'augurio di Buon Natale, di Buon Anno che rivolgiamo ai nostri tifosi, a tutti chi ci segue, i giornalisti e anche alla radio che ci dà uno spazio molto importante.